Siamo di nuovo insieme, di nuovo buongiorno e bentrovati con la nostra trasmissione del mattino. I primi, come sapete sempre, fino alle 9 nella sua prima parte e poi nella seconda invece fino alle 10:30. Tiene banco la questione, la vicenda relativa al Presidente della Repubblica, oggi giornata che dovrebbe essere interlocutoria perché si attende nella quarta votazione, ovvero domani, il clou della vicenda con il nome di Sergio Mattarella. Vi ho raccontato in apertura anche di quello che arriva dalla strettissima attualità, ovvero dalle ultime ore, dalla notte, in particolare operazione contro la mafia, sequestri di beni milionari nei confronti di Cosa Nostra da parte delle forze di polizia, delle forze dell'ordine nella nottata. Naturalmente tutto questo si è sviluppato, avremo modo poi di continuare ad aggiornarvi nel corso dei nostri notiziari. Adesso invece si apre una finestra, un'ampia finestra sul mondo anche di alcune curiosità. Intanto con tanti ospiti e poi tra poco avremo modo di parlare di una vicenda che è assolutamente molto importante, che ci aspetta in questo weekend. Avremo piacere nel essere cassa di risonanza di una importante manifestazione contro il cancro. Adesso, però, vogliamo parlare di un qualcosa che sta diventando sempre più, innanzitutto, sviluppato e frequente, come non solo nei viaggi, ma proprio nella vita quotidiana. Insomma, chi di voi o chi di noi non ha mai fatto o non si è mai fatto un selfie? Beh, direi che siamo sempre di più a utilizzare questo metodo, siamo veramente in tanti a portare avanti questa possibilità e questa, diciamo, curiosità del mondo delle fotografie. Tra l'altro, su questo si apre poi una vicenda davvero molto, molto particolare, perché si è sviluppato talmente tanto che, insomma, arrivano anche le prime problematiche, se vogliamo, in un certo senso. Ne parliamo quest'oggi con un gradito ospite che segue naturalmente il mondo non solo delle fotografie, ma soprattutto il mondo dei viaggi. E dunque, quando insomma, si parla di selfie, è facile pensare ad un viaggio, a ricordare, a ricordarsi, a voler farsi ricordare in un posto, io c'ero, ero lì, di fronte a un museo, di fronte a uno splendido paesaggio, di fronte a una gran bella città o a un luogo caratteristico di una gran bella città. Intanto cerchiamo anche di proseguire su quelle che sono le vicende relative a questo, con la notizia da cui partire in questo aspetto, in questa curiosità, ovvero il fatto che la parola selfie è entrata ufficialmente nella lingua italiana. Non è uno scherzo, da pochi giorni, da qualche settimana, la parola selfie è dentro lo Zingarelli, che come sapete è il nostro vocabolario per eccellenza, e dunque è una parola che arriva dal mondo anglosassone, ma che adesso fa parte proprio della lingua italiana. Dunque anche questo per darvi una curiosità in più su questa nuova moda, sempre più sviluppata, purtroppo, come abbiamo detto, anche con qualche problematica. Ad esempio, ultimamente, e questo ci dispiace, si è sviluppato molto il selfie dell'orrore, così come viene definito, persone che vanno in luoghi di attentati, di disastri, di morte, di dolore, e per dire l'ho visto, si fanno un selfie e magari poi, come sempre accade, finisce sui social network questa fotografia. Penso alla caffetteria di Sydney, dove a dicembre ci fu quel terribile sequestro da parte del terrorismo, penso a Charlie Hebdo, penso ad altri luoghi dove si sono sviluppate problematiche di dolore, di morte, e in questo sicuramente condanniamo il selfie che comunque in modo molto ingenuo, se inteso nel modo più ingenuo possibile, è qualcosa che ci sta sempre più appassionando. Volevamo parlare di questo e lo abbiamo fatto, anche grazie come sempre al mondo dei social network, protagonisti nella nostra trasmissione al mattino, anche perché lo diciamo subito, il fronte del selfie è sempre più proiettato sui social network. E con noi per parlarne, come vi avevo promesso, Gianfranco Raffaelli, un collega giornalista di Dove Viaggi. Buongiorno Gianfranco e grazie. Buongiorno, grazie a voi, eccoci qua. Pronti per, insomma, fare una fotografia, se possiamo usare questa parola, direi abbastanza calzante, sul mondo dei selfie, sempre più sviluppato. Io ho fatto un piccolo excursus dai selfie ingenui, quelli che fanno piacere delle famiglie, dei
gli amanti dei viaggi, magari che vogliono farsi ricordare in un posto, fino ai selfie dell'orrore, come l'hanno chiamato in tanti, ovvero quelli che si fotografano nei luoghi di dolore, di morte, di attentati, ad esempio. Certo, assolutamente, è un mondo veramente in evoluzione, ecco. Devo dire che il capitolo viaggi forse è quello più interessante, sì, perché diventa insieme una fotografia di se stessi, ma una mappatura del mondo, nel senso che il senso è: io sono qui, guarda dove sono andato a finire, insomma, e lo voglio condividere con il mondo. È proprio dell'altro giorno una notizia che in alcune città del mondo, per esempio a New York, stanno sviluppando delle zone anti-selfie, parlando di un altro genere, se vogliamo, di selfie dell'orrore, cioè di quelli che sono orrorosi perché sono molto pericolosi. Sono queste persone che si arrampicano in cima a un grattacielo, sull'antenna di un traliccio, su un canyon sospeso, per farsi fotografare in questa situazione di rischio. Ecco, adesso addirittura si è talmente diffusa questa pratica che ci sono delle zone con scritto: qui non si può venire, è vietato scattare selfie, giusto per dire a dove siamo arrivati. Tra l'altro ti ringraziamo, Gianfranco, perché stiamo vedendo anche delle fotografie che ci hai potuto inviare anche grazie al tuo giornale. Esatto, proprio di cui stavamo parlando, credo. Esatto, che sono anche molto belle, tra l'altro, aggiungo io, perché insomma sono dei selfie, questi molto particolari, chi in volo, chi su un grattacielo, insomma, selfie veramente anche che riprendono la natura e che fanno, quindi danno un'immagine davvero molto bella. Curioso, Gianfranco, pensare che è una parola che adesso fa parte anche dell'italiano, lo ricordavo poco fa, è entrato nello Zingarelli, quindi arriva dal mondo anglosassone, ma alla fine è una parola che tutti noi adesso possiamo utilizzare, è italiano. Ormai fa parte della nostra vita per molti sensi, la novità è che addirittura è diventata, per dire quanto ormai faccia parte della nostra cultura, materia di studio. Ci sono degli studi di laurea che studiano la psicologia, la sociologia del selfie, ci sono dei corsi presenti in alcune scuole superiori italiane che usano il selfie come strumento, per esempio, di indagine sul territorio. Va bene, dice la professoressa al suo studente: tu sei appassionato di selfie, passi in tempo a farti il selfie, facci un selfie nel tuo quartiere, così che diventa anche un modo di interpretare il luogo in cui vivi. Quindi veramente ormai un pezzo di noi. È un pezzo di noi, è un modo che ormai quasi tutti hanno, ci sono anche dei gadget, ormai come sapete quelle aste, insomma, che permettono di fare anche dei selfie un po' più numerosi, magari dei selfie di gruppo, però c'è anche qualcosa, Gianfranco, che obiettivamente colpisce. Io per esempio quando vidi i primi selfie del Papa un pochino sono rimasto così, non voglio dire esterrefatto, però colpito, perché pensare al Papa che si fa un selfie o a un Barack Obama che ama farsi dei selfie con la moglie o con dei suoi colleghi politici è qualcosa di particolare. Vuol dire che veramente permea, diciamo, ogni livello della cultura. La cosa particolare da dire è che questo Papa Francesco, ma anche il nostro Premier, sono persone molto attente alla comunicazione, ognuno ovviamente per i suoi motivi, per quello che è la sua missione, e qui oggi la comunicazione passa anche da questi strumenti. Vogliamo aggiungerci le star, vogliamo aggiungerci i campioni sportivi, il famoso selfie di Totti, che è stato giudicato dai critici dei selfie, perché ormai il selfie ha anche tutta una sua cultura estetica, un selfie perfetto, per esempio, per fare un esempio, perché lui non ha fotografato se stesso, ha fotografato se stesso sullo sfondo della curva sud, quindi esatto, si è contestualizzato in un contesto, così come il Papa si è fatto fotografare nella messa oceanica ultimamente a Manila, nelle Filippine. Quindi forse è anche una cosa da dire: il selfie non è semplicemente una cosa egotica, una rappresentazione di se stessi, ma è una rappresentazione del proprio contesto, della propria vita, dei propri interessi, forse da non demonizzare troppo in questo senso. Guarda, nemmeno a farla apposta, noi abbiamo programmato questo collegamento da diverso tempo, insomma ne studiavamo insieme da giorni come farlo. Ieri, durante l'elezione del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, nella prima votazione, come sapete è arrivato Giorgio Napolitano, naturalmente ex Presidente, ma uno dei primi a votare. E molti politici, non so se hai visto, facevano a gara per farsi il selfie con Giorgio Napolitano, quindi insomma anche in Parlamento è arrivato. La storia in diretta, se vogliamo, la storia ridotta a una foto che viene condivisa sui telefonini, io lo trovo sinceramente molto interessante, al di là delle forzature. Assolutamente, ti chiedo se hai un selfie magari
dei tanti che abbiamo visto, di personaggi famosi o comunque di situazioni note ai più, se c'è qualcuno che ricordi in particolare, che ti ha colpito in modo particolare? Ma a me ha colpito un Celtic che non è un personaggio magari famoso, però era molto bello, forse uno dei più belli che ho mai visto, non so se c'è, se è scorso diciamo nella galleria che state vedendo, di un diplomatico americano, una persona che lavora credo nell'ambasciata di Rio de Janeiro, che è riuscita a ottenere i permessi speciali per salire con una scaletta fino sulla cima più alta, sulla sua testa praticamente, del Cristo che c'è, che sormonta la città di Rio de Janeiro, e lì si è fatto fare un selfie che ha girato tutto il mondo, e lì si vedeva l'intera città di Rio de Janeiro in un unico scatto, lui che fotografava se stesso, e insomma è stato complimentato da tutti perché ha fatto il selfie che forse tutti sognavano. C'è una tecnica precisa, cioè i selfie si possono fare bene, si possono fare male, quindi forse la cosa da dire è che a livello tecnico è appena cominciata, lo stick che ci sta di tutto per farsi la fotografia dall'alto è solo l'inizio, stanno arrivando i droni che permetteranno, se tu lo programmi nel modo giusto, di avere una fotografia di te che stai volando giù con un paracadute, stai cadendo giù da un trampolino, sei sott'acqua, sei in una grotta, quindi sembra che non si parli d'altro, ma probabilmente per certi versi è appena cominciata. Hai ragione, guarda, mi hai portato sull'altro aspetto con il quale volevo completare questa nostra analisi, ovvero l'evoluzione, perché in pochi anni, veramente pochi, io ricordo le prime fotografie, la prima gara fra anche magari amici o conoscenti, insomma, su chi aveva il videofonino o il telefonino con la risoluzione più alta per farsi le foto. Siamo arrivati a dei telefonini che sono come delle piccole reflex, siamo arrivati agli gadget per auto scattarsi delle foto. Stanno arrivando i droni. Gianfranco, dove arriveremo? A farci seguire da una telecamera 24 ore su 24? Diciamo che il rischio c'è assolutamente. Io credo, da quello che vedo su tutto questo mondo dei selfie, che si arriverà a richiedere un po' più di qualità, cioè non verrà più percepito come simpatico, come interessante chi ti manda un selfie mal fatto, improvvisato, e quindi forse si ridurranno e saranno un po' più studiati, la gente comincerà un minimo a studiare Photoshop, la tecnica del pose coaching, cioè come ci si mette in posa al meglio, e quindi forse dopo questo boom diciamo di massa si arriverà a un lavoro un po' più sulla qualità, che forse non è male. Un'ultima questione, prima di salutarti Gianfranco, l'aspetto del pericolo, della pericolosità, può essere una vicenda, magari chiedo, per un genitore da seguire con attenzione su un ragazzino, un adolescente, questa dei selfie? Assolutamente, le statistiche dicono che la maggior parte dei selfie oggi continuano a essere in mano a giovani, se non giovanissimi. Abbiamo detto della velocità con cui si scatta, della qualità delle foto anche con piccoli telefonini. L'altro aspetto bello, ma anche a rischio, se vogliamo, è la velocità di condivisione. Io faccio un selfie, lo metto nel mondo della rete e in quel momento non lo controllo più. Chiunque ne può fare qualsiasi tipo di uso. Quindi attenzione a dove si posta un selfie, attenzione a che selfie si posta. Inutile dire, soprattutto minorenni, che il genitore ha in qualche modo la possibilità e il diritto di un controllo su quello che sono le attività online del proprio figlio. L'altro aspetto del selfie pericoloso, cioè chi si fa un selfie in situazioni pericolose, dal leone che poi magari si riferisce al burrone davanti a un treno in corsa, direi no comment, è assolutamente una pratica da evitare. Ecco, con dove Gianfranco seguite il mondo dei viaggi in maniera capillare, attenta, abbiamo già avuto modo di ospitare il vostro giornale nelle nostre trasmissioni ed è stato un grande piacere. Se potessi fare così un invito, conoscendo il mondo dei viaggi, su un selfie da non perdere ai nostri amici a casa, dove diresti di andare in questa mattinata, visto anche il periodo molto freddo che ci sta contraddistinguendo in Italia? Ecco, questo potrebbe essere interessante. Noi abbiamo chiesto, noi non abbiamo un sito internet, ma anche una pagina social e una pagina Twitter. Abbiamo chiesto in questi giorni se c'erano dei nostri lettori a New York, per esempio, di fotografare questa famosa tempesta di neve che doveva arrivare nelle ultime 48 ore a New York, una tempesta storica, che in realtà non c'è stata, però è arrivata in Italia. Quindi perché piuttosto non ci mandate oggi sul nostro sito dei selfie con
in cui ci mostrate come state affrontando questa ondata di freddo, questa neve che è finalmente arrivata, e magari ci fate vedere anche un po' delle nostre belle città italiane. Noi abbiamo la possibilità di vedere cosa funziona sul sito. Abbiamo visto che una gallery che è piaciuta molto era semplicemente una gallery di bei borghi, di belle città italiane con la neve, perché è poetica, perché è rassicurante, perché è spettacolare. Quindi sempre più i siti non li fanno solo i giornalisti, ma li fanno anche i lettori con i materiali che mandano. Questo è l'invito con cui vi lascio, direi. Ecco Gianfranco, davvero un'ultima questione, perché mi hai fatto venire in mente un'altra vicenda, credo, importante. Abbiamo parlato della pericolosità dei selfie, però hai ricordato, raccontandoci questa vostra esperienza con Dove, di un aspetto invece, credo, piuttosto positivo, che spesso e volentieri il selfie o comunque la foto da un telefonino, grazie alla rete, può essere quasi un mezzo di informazione, può diventare quasi una testimonianza di quello che sta accadendo per aiutare altre persone. Assolutamente, può essere un mezzo di informazione, può essere un mezzo di aiuto in casi di emergenza, può essere un mezzo, abbiamo visto in vari casi nel mondo, forse questo è un ulteriore elemento da aggiungere, di pressione politica, del modo in cui la gente può contribuire a un dibattito importante in corso. Pensiamo a, c'è stato un caso molto interessante in Turchia, dove il premier in un'intervista aveva detto che in certi casi le donne non dovrebbero sorridere troppo, perché non è una cosa rispettosa dell'immagine della donna nel mondo islamico. Al suo indirizzo sono arrivate in pochi momenti migliaia di foto di ragazze e di signore del paese che sorridevano, per dire. Questo è un esempio di come si possa non solo fotografare la realtà, ma per certi versi anche modificarla, intervenire e dire la sua. Io Gianfranco ti ringrazio davvero tanto, ringrazio te, il tuo giornale, ti auguro buon lavoro e a presto. Anche a voi, arrivederci a tutti.